intenzione di restarci, ma attenzione perché dalla Russia con furore arriva un pilota dal Mondiale Rally come Nikolaj Gryazin, come Aleksandrov al suo fianco. Ciao, grazie di essere qua. Thank you. You speak English or Italian too or not? Yeah, just more English for sure. Not like Bosnian. No, I'm not so much time in Italy, but still some words I knew, but it's not for speak. It's just for, you know, some small. Like in Verona, like Due Valley Rally, this is the first time for you with Delta Rally in a his house race, his house rally, no? Yeah, it's true. It's every time for me some races is like new, so we are here to train to find the new things to improve. You say you must go away, devo andarsene. Otto anni di attività per Gryazin, però 8 anni cariche di successo, come vedete, un pilota del WRC, mai stato nemmeno lui al Bassano, quindi cercheremo di capire che tipi di fenomeni avremo in questa sera. Visto così nemmeno a Verona, e ve lo posso garantire, a un certo momento si è lasciato andare e ha detto: oggi ci provo, gli avversari sono difficili, le strade sono nuove, ma le vinco tutte! Questo è quello che ha rilasciato come dichiarazione Nikolaj Gryazin con Konstantin Aleksandrov. Bravi! Sono i campioni di Bassano 2022! Nikolaj Gryazin dall'altra sedile, sedile destro per Konstantin Aleksandrov. Musica al cielo e Mitch Biasion e Gigi Battistoli che vanno a consegnare i riconoscimenti ai grandi campioni di questa edizione della corsa, e non verrà mai dimenticata, perché ci sono per fortuna queste immagini a ricordarcelo. Questo è il bello del nostro sport e questo è il bello del rally. Questo è il momento, signori, ed è il momento di stappare e far uscire il buonissimo Fasmarai, perché la vostra attenzione
l'azione sarà tirata dalle baricine.